E grazie per essere qui con noi così numerosi. Vi do il benvenuto come Centro Habitat Mediterraneo e Parco Letterario Pierpaolo Pasolini. L'occasione è triste perché degli idioti hanno compiuto un gesto da idioti, però l'effetto che hanno ottenuto secondo noi è un effetto contrario. Questa gente, queste sigle, decine di sigle del mondo della cultura, dell'arte, della società civile riunite nella memoria per Paolo Pasolini sono una risposta davvero forte. Questo è un parco che è stato per 15 anni aperto 24 ore al giorno, un parco che è stato recuperato dalla Lipu, prima era una discarica a cielo aperto, un parco in cui negli ultimi 3 mesi erano venute persone da 10 nazioni di tutto il mondo per lasciare un fiore, per leggere una poesia, per ricordare Pierpaolo Pasolini. Mai nessuno aveva violato questo luogo sacro per la memoria di questo grande artista. La cosa molto bella appunto è che questo per noi sarà un punto di partenza, per rendere questo luogo ancora più vivo, insieme a tutta la città, insieme a tutte le realtà culturali, senza bandiere ma soltanto uniti dalla bandiera della cultura, della valorizzazione di questa parte di territorio che per troppo tempo è stata abbandonata e ancora ha tanti problemi e deve essere valorizzata. Bene, in quei momenti c'erano gli aironi rossi che volavano sopra le nostre teste. Pensate, dietro il monumento c'è la più grande colonia del Lazio di aironi rossi nidificante. Per questo noi quest'oggi faremo questa grande iniziativa semplicemente con le nostre voci. Gli artisti si esibiranno con strumenti acustici per rispettare la naturalità di questa che è diventata una grande oasi naturalistica all'aria aperta. Quindi... Come ha spiegato molto bene lui, io sarò breve e punterò soltanto un indirizzo, è l'indirizzo di ricostruzione. Ho sentito che praticamente Zingaretti vorrebbe subito riattivare questo lavoro e mi auguro che nel frattempo, non appena avremo contattato lui, sarà possibile con una certa somma che non conosco ma dovrò andare presso Tivoli dove ho fatto questo lavoro, dovrò trovare lo stesso marmo per poterlo riposizionare. Sono un vecchio operatore del territorio, ho partecipato a tutte le azioni dirette del territorio, occupazioni, centri sociali, e vorrei dire una cosa. Parliamo di un atto miserabile, infame, come in effetti è, però bisogna reimparare a dire pane al pane. Questa è un'azione fascista. Non è di vandali, non è di ragazzetti o ragazzacci, è un'azione fascista e bisogna dirlo, bisogna denunciarle queste cose, perché si stanno abituando ormai a essere legittimi in un paese la cui Costituzione dice che il fascismo non esiste, non può essere propagandato. È stata un'azione fascista a cui la città, i cittadini hanno risposto immediatamente, con forza e con vigore. La dimostrazione è questa piccola riunione di artisti, letterati, poeti e cittadini semplici che hanno affollato la zona. Io sono felice che l'arte abbia deciso di rispondere con delle opere, con ogni artista che viene e proviene da diversi luoghi, anche da diverse associazioni o anche libri. Sono ragazzi che vengono dalla Toscana, quindi che hanno scelto di venire qui proprio per esserci in un momento così importante. E l'arte ha un linguaggio muto, quindi spesso può sembrare che sia più difficile che arrivi il suo messaggio, invece in realtà credo sia molto evocativo. Il fatto che l'arte sia qui, in questo momento, dove l'arte comunque ha ricevuto anche una ferita, oltre che Pasolini stesso, io penso che sia un messaggio importantissimo e sono felice che tanti artisti hanno aderito con così poco tempo in realtà e che sono qui e spero che abbiate insomma la voglia di dare un'occhiata. Io non vi maledico,
perché voi siete maledizione. Non vi odio perché siete voi stessi odio, né vi condanno perché già siete di voi stessi la condanna. Sciagurati dalla testa svuotata e dai cuori esangui, arditi dell'eterna codardia, virilisti impotenti, milizia della feroce imbranco, sprofondati nell'abisso ansioso dell'ignoranza che vi spinge al fascismo come una droga. Solo perché sei morto ho potuto parlarti come uomo a uomo, altrimenti le tue leggi me lo avrebbero impedito. Giorni l'intero giorno rimango ad aspettare la distruzione della città, di questa città crepata nei muri e nelle anime. Caro poeta, caro amico, la città che ha massacrato te uccide la poesia sfregiando i sogni, è morta. Chi non se n'è accorto sta fuori di qui e prende questi versi per un ritorno. L'ultima volta è morta nel giorno dei morti. Secondo lei quanto ha pesato l'omosessualità nello scandalo Pasolini? Molto, troppo. Che idea si è fatta sulla morte ancora non chiarita dopo 40 anni? È la strumentalizzazione della sua morte che non mi piace, più del non sapere cosa realmente sia accaduto. Che troppo spesso, secondo me, è stata proprio la scuola a trascurare Pasolini. E questo è un delitto che ha perpetrato, secondo me, e ha portato avanti anche l'idea del grosso pregiudizio. Quindi i ragazzi conoscono più il pregiudizio che Pasolini. Quindi quest'estate, proprio ragionando insieme al Teatro del Lido, ho fatto una richiesta che il teatro mi aiutasse a spiegare ai ragazzi chi è realmente Pasolini. Mi ha fatto collaborare con un'attrice straordinaria che oggi vi saluta ma che non può essere qui, che è Tamara Bartolini, in collaborazione con Michele Baronio. È giunto il momento di segnare il nostro tempo. Un filo è teso tra noi e l'infinito. Un filo è teso, immerso nel cielo. Questo filo silenzioso nei cuori è scolpito e della paura trafigge il nero velo. Ho conosciuto Pasolini per sbaglio. Non ne ho mai sentito parlare molto e quello che avevo sentito non mi aveva attirato. Anzi, respinto. Tu splendi, anche quando non sentendosi più compresa ti sentirai morire. E nella lotta ti sentirai sola, sola con i tuoi valori e le tue idee contro un intero sistema. Pasolini prima era solo un libro, uno di quelli trovati nella libreria, con le pagine un po' ingiallite. Non riuscivo a dare un volto a quest'uomo, che tutti piangono o detestano. Volevo dirvi, per chi di voi ancora non l'ha saputo, che il leader di milizia, Maurizio Boccacci, ha rivendicato nuovamente sul suo profilo Facebook l'azione che la notte tra il 30 e il 31 marzo si è svolta qui. Scrive: la notte tra il 30 e il 31 marzo mi sono recato ad Ostia, Roma, non tanto per respirare l'aria pura e benefica del mare, ma per dar vita ad un'azione che da tempo mi balenava nella mente e nell'animo addirittura, ovvero distruggere l'unico monumento al mondo dedicato al pedofilo, ovvero il sommo poeta Pierpaolo Pasolini, ovviamente detto in modo canzonatorio. Solo cespugli e pietre, e un penetrante odore di sangue e di sudore, nel fango del delicato corpo, ammutolito e solo. L'odio è arrivato con passo felpato nel silenzio terribile dell'idroscalo. Pierpaolo in terra, massacrato. Io sono il fondatore della band Jukebox all'Idroscalo, perché quando io ho sentito parlare per la prima volta di Pasolini, come tanti ragazzi cresciuti ad Ostia, era il 1995, ricorreva all'epoca il ventennale della sua scomparsa, e la mia professoressa di italiano al liceo La Breola di Ostia si presentò in classe dicendo che una circolare ministeriale la obbligava a tenere una lezione su Pasolini, ma specificando che lei era contraria, perché secondo lei Pasolini non era uno scrittore da spiegare a scuola. Voi non mi conquistate con le gioie
sono uscito stamattina come uno che lavora. Poesia araba, islamica, e quindi è una forma di apertura in realtà, non per forza con la violenza si deve rispondere della stessa sostanza, no? Perché le sostanze sono uguali, c'è una poesia che parla di terra, di tutti i colori della terra, e poi dice noi siamo terra. E quindi con questo concetto vi vado a leggere questo poeta iracheno, prima del 1000 dopo Cristo, che recita questo e dice: bellezza tua è simile a una perla che il mare dagli abissi ha spinto sino a riva, come se dal tuo labbro e dal tuo sguardo giungesse a noi la magia di Babele. Io vi leggo una cosa politica invece, perché qui fino adesso abbiamo parlato di amore, odio, tutte cose insomma terra terra. Invece vi voglio parlare, dare un messaggio politico che l'ha scritto lui, quindi ve lo ridò, ve lo rilancio così com'è, pari pari. A proposito, non popolo arabo, non popolo balcanico, non popolo antico, ma nazione vivente, ma nazione europea. E cosa sei? Abbiamo toccato centimetro per centimetro di questa stele, perché l'abbiamo anche ripulita, trattata per preservarla da quello che erano gli attacchi della salsera. Allora, picconate per provocarti, poveri pupazzi pilotati, piccoli picchiatori puditi, patetica pubertà perbenista, pietà precocemente perduta. Pierpaolo Pasolini, per punirli, perdonali. Sono uno dei ragazzi che ha conosciuto Pierpaolo Pasolini. Conosciuto nel 1951. Penso che sono uno dei pochi che l'ha conosciuto nel 1951. Lui mi ha mandato a scuola, io vivevo al Mandrione, cioè sono cresciuto al Mandrione, a Navarubà. Ecco. Pasolini, a noi, che a me mi ha mandato a scuola, mi ha fatto fare la quinta elementare, io ho detto oh, io non ci vado più a scuola, e lui come era calmo, tranquillo, mi diceva ma come non vai più a scuola, dai che devi fare le professionali, che io ho fatto il primo avviamento, il secondo avviamento al lavoro e il terzo avviamento al lavoro, devi diventare un fabbro. Il pomeriggio andavo pure a lavorare, facevo tutte le sardature che esistono sulla terra, ho imparato, poi, e mi presentò a un certo Birni, Luciano Birni, che è uno dei più grandi, è diventato dopo, ha preso l'Oscar pure, degli effetti speciali. Dice monta di dietro, arriviamo a Rino Prentis, che ha aperto che era poco, e arriviamo lì, cosa, vedevo dei giraffe, vedevo questo, vedevo quell'altro, dico ma che è? Siamo arrivati al coso qua, io faccio ma che è sto film, facevo io, no? Tutta sta gente che si stava, poi erano 2000-3000 comparse, dice la Bibbia, io il primo effetto speciale, i primi effetti speciali l'ho fatto sulla Bibbia con John Huston, la Bibbia nel 1963. Noi andavamo a Fiumicino al bilancione di Franco Citti e Sergio Citti, andavamo a fare da mangiare, che ho fatto dei racconti pure su questo. Questa vuole essere una cosa che è nata spontanea tra noi. Tu sei un architetto, io sono un pittore, e quindi abbiamo pensato un attimo a questa immagine legata a questo Pasolini che da quando è successo il fatto è morto un'altra volta. Quindi però viene legato praticamente alla base, perché deve rimanere con noi e deve resistere ancora, anche se vi tenteranno un'altra volta a battere, ma non lo ricostruiremo. Ovviamente invio un bozzetto a Mario e sabato sera, forse mezzanotte, per email. Lui mi chiama la domenica mattina alle 8:20, sì, più o meno. Sì. Io ero già sveglio, stavo bevendo il caffè, e mi dice vieni, vediamoci perché ci dobbiamo lavorare. È difficile dire con parole difficili, so a tu nel cuore ben poco. Due parole, innanzitutto grazie infinite, perché per una risposta del genere non può che fare non solo piacere,
e non è una rinascita, questo è proprio continuare un percorso. Che una giornata come oggi non solo è più che commovente, ma è fantastica perché si conoscono ragazzi come loro che scrivono e compongono delle cose meravigliose, si conoscono altri compositori, poeti, e che è giusto e devono essere conosciuti. Per noi è un presidio ambientale importantissimo. E la settimana scorsa, quando Alessandro mi ha chiamato e mi ha avvisato di questo gravissimo atto vandalico, anch'io mi sono mosso con gli amici investigatori. E noi non ci fermiamo, noi ripartiamo con la stessa comunità che stasera è riunita qui, con le stesse persone, con coloro che mantengono questa memoria di Pasolini alta e viva. Siamo pronti? Vediamo Pierpaolo! Vai con Pierpaolo! Vai! 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 Vai.